Un lutto ha colpito una generazione di valdagnesi che ha vissuto e ricostruito la città negli anni 70-80, ma soprattutto un'ampia e unita famiglia, quella di Ettore Bettin, ingegnere in pensione molto conosciuto in Vallata e non solo in virtù della professione esercitata nel suo studio di Via Roma, ma anche per l'impegno e il tempo libero messo a disposizione della politica cittadina. Circa 40 anni fa era stato assessore all'urbanistica. Affranta la notizia, la vicina Cornedo, in particolare località Muzzolon, residenza della coppia, Ettore era nonno di 10 nipoti. Lascia nel dolore l'adorata compagna di vita, Mariolina, e i 5 figli. A strapparlo ai suoi cari le conseguenze di un incidente in collina avvenuto lo scorso 13 agosto in un terreno scoscino vicino alla casa. Era scivolato cadendo malamente in un tratto di scarpate, riportando lesioni serie, tanto da far temere per la sopravvivenza. Quel giorno fu soccorso in codice rosso, una corsa contro il tempo che sembrò andare a buon fine nei giorni successivi al ricovero d'urgenza, ottenendo l'ok dei medici al trasferimento nella struttura di Arzignano. Si confidava in un suo graduale recupero, ma purtroppo sono sopraggiunte delle complicazioni. Nell'annunciare la triste notizia, la famiglia ha scelto un'emblematica citazione dei Sepolcri, opera di Ugo Foscolo: solo chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ha nell'urna.